C'è chi ama la street photography e la difende a spada tratta, e altri fotografi che invece la ripudiano completamente, dicendo che sia inutile e senza scopo. Io, che cerco sempre di avere una visione un po' super partes, agnostica, ho fatto una scelta. Volevo dedicarci del tempo, prendermi dei giorni per poterla approfondire. E quindi ho preso e sono partito per Napoli per rispondere alla domanda delle domande. Ma cos'è la vera street photography? Prima di partire, se non ci conosciamo, lascia che mi presenti. Io sono Michael, sono un fotografo professionista da diversi anni e in questo canale ti parlo di fotografia, principalmente di ritratto, ma come vedi anche di altri generi. Ma bypasso un po' l'aspetto tecnico, le recensioni di macchine fotografiche, perché quelli sono aspetti che mi interessano meno, e invece sono affascinato profondamente dal ruolo della fotografia, dal senso. Ed è di questo che parliamo ogni settimana. E oggi voglio approfondire il genere della street photography perché spesso divide le opinioni. E io, da una parte, ne sono affascinato, quindi condivido l'amore di alcuni, ma al tempo stesso a volte mi ha lasciato un po' perplesso e quindi condivido la perplessità di altri. Perciò con questo bagaglio emotivo e di riflessioni sono partito per Napoli per scoprirne di più. E ho voluto fare le cose in grande, fatte per bene. E quindi ho deciso di partecipare a uno dei workshop di Stefano Mirabella, che tra l'altro ho intervistato anche qui a Convivium, fotografo pazzesco, con una cultura fotografica enorme e anche con una capacità empatica bellissima. È una persona che mi è subito piaciuta, con la quale siamo subito entrati in sintonia, e quindi, sapendo che avrebbe fatto questo workshop, ho detto, beh, vado da lui. Insomma, il primo giorno arriviamo e prima di partire e andare in strada e iniziamo a parlare un po' di filosofia della fotografia. E lui a un certo punto dice una frase che mi ha davvero colpito. E lui ha detto, la street photography si divide in fotografia in strada oppure di strada. Sembra che la differenza sia poca, ma in realtà fa tutta la differenza del mondo. E qual è questa differenza? Il punto è che fare le foto in strada vuol dire fare un gesto tecnico, ok? Riprodurre attraverso un'immagine qualcosa che succede in strada per raccontare però quell'evento, quel gioco di luce, di composizione. E tra l'altro spesso queste foto sono quelle che più si vedono, se volete, tra le foto di street photography. Cioè, sono tutti quei fotografi che vanno in giro, fanno la foto, ma alla fine, come dire, solitamente c'è il taglio di luce o al massimo una composizione, però finisce lì. E poi invece c'è la fotografia di strada, che è la fotografia che racconta qualcosa del contesto. Una fotografia che, anche se fatta di luce e composizione a volte, ma soprattutto vuole raccontare qualcosa, vuole dire qualcosa. Questo secondo aspetto, secondo me, è il più interessante. Perciò, quello che mi sono dato come obiettivo per quei giorni era di raccontare un po' Napoli attraverso come i miei occhi la vedevano, attraverso le persone, perché quando arrivi a Napoli ti rendi conto che Napoli vive delle sue persone, anche se in quel periodo era più o meno aprile, quindi poco prima che Napoli vincesse lo scudetto e Napoli era davvero immersa in questa festa, la mia scelta fu comunque quella di raccontare Napoli in toto e non solo per lo scudetto. Questo perché io mi sono lasciato rapire immediatamente dalle persone di Napoli e quindi era un po' quello che io andavo a investigare. Ma più in generale a me sarebbe piaciuto raccontare la napolinità. Ho coniato una nuova parola, via. Quindi insomma, prendiamo e partiamo. Come dicevo, visto che ho sempre avuto un po' un approccio agnostico alle cose, ho voluto comunque provare ad avere un approccio più compositivo. Quindi per esempio giocare con i tagli di luce, con la composizione dei soggetti. Per esempio in questa prima foto di fatto ho utilizzato le due persone accanto per costruire un frame e all'interno c'era questa barca con lui con la sigaretta in mano e i remi, fighissimo, e poi il cane davanti con questa bandana che mi guardava. E quindi in questa situazione ho usato appunto le persone un po' come composizione per spostare l'accento verso la barca, ma in realtà poi forse il vero soggetto era anche il cane, quindi ho giocato sotto questi piani, punti di vista. Oppure in quest'altra foto ho provato a giocare con le luci, c'era questo viale con questa luce molto tagliente e quindi qua ho giocato con i ragazzi dietro appoggiati, i murales, la luce come era tagliata, il punto luce in alto, e ho provato a giocare a livello compositivo con queste cose. Devo dire che ci sono riuscito, forse sì o forse no, però appunto questi erano tutti esperimenti e prove e test per provare un approccio, un metodo che non è mio, che non utilizzo di solito, ma che potrebbe essere interessante in effetti. Oppure in quest'altra, che forse a livello compositivo anche di colori è la più impattante, perché c'è questa immagine con un blocco nero da una parte e il punto luce di lei sul volto, insomma con questo naso che esce molto dall'ombra. Questo è successo perché c'era questo taglio di luce e lei aveva un cappello nero e dei capelli neri, quindi si confonde con il fondo che invece era completamente nero. E poi sulla sinistra c'è questa freccia in alto che, come dire, guida nell'immagine, guida lei, e in più c'è la sagoma di lui in controluce dall'altra parte, quindi che controbilancia la foto. Diciamo che forse
questa a livello compositivo è la migliore, però come vedete queste foto sono più un gioco. Io lo vedo questo un po' la differenza che c'è come uno che gioca a calcio molto bene in una squadra importante e uno che fa freestyle. Non è che il freestyle non va bene, anzi per farlo poi devi anche studiare molto, applicarti molto, eccetera, però è più che altro un gesto tecnico. Invece la professione del calciatore non ha a che fare solo con le sue doti innate, ma anche con il gioco di squadra. Cioè il senso di un giocatore viene fuori soprattutto all'interno di una partita. Uno può essere bravo quanto vuoi, ma se gioca da solo non funziona, invece giochi all'interno di una squadra, di un contesto. Ecco, forse è un po' questa la differenza, cioè foto così sono delle foto un po' da freestyle per far vedere che sono bravo a fare il gesto tecnico, ammesso che uno lo è. E invece dall'altra parte ci sono foto che magari possono essere sempre fatte in street, ma che raccontano di più un contesto, che sono fatte per raccontare una storia. Poi a volte questi due mondi si mischiano e vabbè, lì è bellissimo tutto. Tra l'altro Stefano, nella stessa situazione in cui ero io all'inizio, ha fatto anche lui una foto ed è questa, e trovo che sia bellissima. A parte proprio a livello compositivo è interessante, poi soprattutto sono interessanti tutte le espressioni delle ragazze, e poi in questa foto forse c'è già molto più racconto rispetto alle mie, perché come vedete c'è per esempio il cellulare, la rosa, quella rosa ti chiedi perché lei emana una rosa, perché sono tre ragazze tra di loro e c'è in mano una rosa col cellulare, la sigaretta elettronica, cioè ci sono tanti piccoli dettagli che in effetti rendono più interessante la foto rispetto alle mie che invece lo sono un po' meno. Però questo era l'inizio, il mio inizio, perché poi ho voluto iniziare a sperimentare e dire ok, usiamo questo lato compositivo ma proviamo a metterlo in un contesto, come dicevo prima, più di racconto, più di storia, quindi che ogni fotografia all'interno comprendesse qualcosa che non fosse solo e meramente il gesto tecnico. Quindi mi trovo davanti a questa situazione, in realtà ho fatto una foto dall'alto prima perché volevo provare a inquadrare così, e anche cercando di mettere a posto tutti gli elementi comunque non funzionava, e allora poi siamo stati a parlare un po' con questo signore e tra l'altro facendolo mi sono molto avvicinato, molto spostato, ed ero lì che aspettavo che succedesse qualcosa. Lui fa questo gesto tipico, insomma, dai, dell'italiano. E a livello compositivo è sicuramente più interessante di quella prima, ma qua inizia ad esserci già un po' una storia. C'è il piccione, ci sono le due persone, una con la sigaretta, lei che fa la faccia un po' strana, lui con il gesto, e quindi, come dire, già tutto inizia a prendere un po' più forma. E già qua il racconto della napolinità, se volete, esce un po' di più. Poi sono andato avanti, mi sono buttato nelle persone ad ascoltare le loro storie, a parlarci, e allora poi ho fatto questa foto che in realtà sembra più forse siculo che napoletano. In effetti è così, perché questo signore è siculo di origine, ma vive a Napoli da tantissimi anni e lo chiamano il siciliano, e quindi era bellissimo. E ho fatto questa foto a lui cercando anche di po' prendere il contesto, cioè le situazioni che c'erano dietro, il bar, gli amici sulle sedie, i teli stesi che sono tipici di Napoli, i cartelloni un po' strappati, insomma c'è anche un po' una cornice, un contesto. Poi neanche a farlo apposta quel giorno, tra l'altro l'ultimo giorno, poche ore prima di partire, ci siamo imbattuti nella festa della Madonna dell'Arco, se non vado errato, se c'è qualche napoletano me lo dica, che è una festa incredibile in cui praticamente ci sono questi flussi di persone che portano questi stendardi enormi con tutto un loro rituale e fanno un pellegrinaggio per tutta Napoli. Tra l'altro c'era il vento, un casino. Ho visto gente letteralmente quasi volare trasportata dal vento. Ma è tutto fatto con una devozione, con un senso del dovere e religioso potentissimo. Ed è davvero una tradizione che mi ha colpito tantissimo. E qui ho preso una tra le foto che ho fatto. E come vedete da questa foto i volti sono molto affaticati. E se volete anche il fatto che io gli abbia messi un po' ai lati, con la distorsione dell'immagine aumenta questa percezione, insomma un po' di disagio. Comunque un corteo incredibile. Quindi in questo modo ho provato ad approcciarmi alla street. Ero proprio un fotografo che interagiva poco con l'ambiente circostante, semplicemente forse attraverso la sua presenza poteva modificarlo, ma era un fotografo che si buttava all'interno di qualcosa che succedeva, e questo è stato un po' il mio primo approccio. Però poi comunque all'interno di quei giorni ho anche voluto prendermi del tempo per me, per fare qualcosa che sentissi più vicino al mio modo e al mio stile. Ah, tra l'altro di stile ne parlo nel percorso gratuito che ti metto qua sopra, 7 giorni più 1 per riscoprire il tuo stile fotografico. È un percorso che ho studiato appositamente per aiutare a porre le basi del tuo stile attraverso ogni giorno un esercizio fotografico. Ci sarà un video più un workbook. È stato fatto da oltre 1100 fotografi, quindi se vuoi prenderne parte è completamente gratuito, lo trovi qui oppure nel link in descrizione. È gratis, dacci un'occhiata. Comunque dicevo, volevo appunto fare qualcosa più vicino al mio stile e quindi ho iniziato a interagire con le persone, a creare davvero un rapporto. E quindi ho fatto questa serie di scatti. Qui, come vedete,
è entrato in gioco la mia maicolinitudine, cioè andavo a parlare con le persone, mi intrattenevo con loro, spesso ne uscivano discorsi infiniti, gente che mi ha invitato a casa. Sono stato 2 ore con una signora e mi ha raccontato tutta la sua vita. Tra l'altro poi non l'ho fotografata perché non voleva, ma è stato comunque bellissimo il nostro rapporto, la nostra interazione. E qui, come vedete, ho cercato di tirare fuori la napolinità e lo vedete per esempio da questa prima foto di questa edicola con Maradona in primo piano e lui pazzesco con questa lingua di fuori che ha fatto questo gesto, che ok, oppure con questo signore che è stato letteralmente portato in un vicolo da un suo amico perché questo suo amico voleva farci vedere quanto fosse bravo a cantare e quindi si è messo a cantare. Pazzesco. Oppure quest'altro signore che aveva una sorta di ufficio, casa, non saprei, una stanza sulla strada piena di immagini sacre ed era lì da solo che guardava la TV con la porta aperta che dava proprio sulla sedia sulla quale lui era seduto. Quindi io da fuori passando lo vedevo, lui mi ha visto, ci siamo incrociati lo sguardo, l'ho salutato, da lì abbiamo iniziato un po' a parlare e poi quando sono entrato gli ho chiesto se potevo fotografarlo dopo un po' e gli ho fatto questa foto. Incredibile comunque il contesto in cui fosse. Ma di storie così ce ne sono tantissime, come questo edicolante, invece i che era a Napoli da diversi anni, mi ha raccontato un po' anche lui la sua storia. O questi librai fantastici, per esempio questo primo che aveva la bottiglia di Ferrarelle, gli Scottex, e sulle corsie aveva messo dei fogli strappati e scritti a mano con il nome delle varie tipologie di libri che ogni tanto si alzava e cambiava e gestiva. Ed è una libreria aperta da tantissimi anni, forse di seconda o terza generazione. Oppure lui con questa libreria fitta, ecco, la cosa che mi colpiva di Napoli è che è tutto tanto, cioè tu entri e tanto ovunque, no? Entri in una libreria, ci sono tanti libri, un'edicola, c'è tanta roba. Ogni posto è proprio pregno. Come questa signora, ad esempio, che lavora in legno e restaura mobili antichi ed era dentro una porticina in un vicolo, uno dei tantissimi vicoli che non ti aspetti che ci sia niente di che, e poi invece ti intrufoli un po' nelle porte e trovi questi posti pazzeschi con queste sedie appese, e ci ha parlato del modo in cui lui gestisce il legno, lo restaura, pazzesco. E poi vabbè, l'apice del tanta roba di Napoli era lui. Praticamente la storia è che entro in questo piccolissimo negozio che era fatto da un piccolissimo corridoio e da fuori praticamente c'era la porta aperta, un po' di oggetti messi su dei pannelli, diciamo, e c'era questo piccolo corridoio pieno di cose che ti portava sempre più giù, sempre più giù, sempre più giù, e tu non sapevi dove stavi andando, non c'era nessuno. Finché praticamente io, mentre mi addentravo in questo mondo pazzesco, perché era davvero pieno di oggetti ovunque, ma dai più disparati, in un disordine ordinato che non saprei quasi descrivere, a un certo punto sono lì e sento una voce che mi dice buongiorno. E io non sapevo dove arrivasse questa voce, perché appunto c'erano tantissimi oggetti in giro. Alla fine mi rendo conto che in fondo c'è un signore che mi guarda. Tra l'altro lui mi vedeva benissimo, io non lo vedevo perché era davvero un puntino nel nulla. Perciò insomma scendo e gli chiedo di fare una foto. E lui mi dice no, io non sono qui per fare le foto, io sono qui per vendere. Quindi se vuoi compra qualcosa e allora poi facciamo una foto. E quindi alla fine comprai un anello, tra l'altro molto carino. Peccato che non ce l'ho qua in questo momento. Comunque sono tipo due mani che si incrociavano. Comprai quell'anello per 25 euro perché era di argento e riuscii a fargli questa foto. Tra l'altro poi si prese bene, ne volle altre, ne facciamo altre eccetera. Però diciamo questa fu la mia preferita. E come vedete, quando dico tanta roba, è davvero tanta roba. E mi ricordo un po' le immagini di Dov'è Wall-E. Ve lo ricordate Dov'è Wall-E? Quelle mega immagini in cui dovevi trovare questo Wall-E piccolino all'interno di questo mondo. Ecco, più o meno questa immagine è simile. E lui è lì piccolissimo, piccolissimo al centro. Lì che quasi non si nota. Ma poi comunque Napoli ha un sacco di particolarità. Non è raro trovare persone sedute fuori da casa, oppure in casa, ma come questo signore, con il frigorifero fuori, un mobile fuori, magari che stanno sistemando, restaurando qualcosa e hanno tutto lì sulla strada, tra di loro parlano. È davvero qualcosa di incredibile. Quando tu passi, sei uno di famiglia dopo un po', e ti tengono con loro e ti fanno mangiare, bere il caffè. È proprio avvolgente Napoli, ecco, in questo senso. Oppure questa signora fantastica, che ero lì, che stavo guardando dentro al negozio perché avevo fame, volevo vedere se c'era qualcosa da mangiare, e c'è lei con la borsa e la sigaretta in mano dentro al negozio di alimentari fresco, che mi guarda e mi chiede cosa facevo in giro con la macchina fotografica. E allora gli ho spiegato che ero in giro a raccontare Napoli, e ho detto beh, ma allora fammi una foto, no? E ho detto ma tu sei perfetta, sei bellissima, stai lì. E allora gli ho fatto questo scatto meravigliosa. Lei con la sigaretta in mano nell'alimentari vince.
E poi ho continuato con queste foto delle professioni diverse, da parrucchiere alla signora che invece aveva una stireria, e anche lei abbiamo parlato per tantissimo tempo di quanto per lei sia difficile tramandare questo lavoro, perché non c'è più nessuno che vuole farlo, però c'è tantissimo lavoro, tantissime richieste. Lei tutti i giorni sta lì quasi 10-12 ore tutti i giorni a lavorare. È stata davvero un'avventura bellissima, che ho concluso poi facendo la foto a questo ragazzo che, come dire, dai, rappresentiamo la napolinità in tutto e per tutto. C'era questa luce di taglio e c'era questo bambino che continuava a chiedermi di fargli le foto. A un certo punto gli ho detto: senti, vieni qui, mettiti qui che c'è questa luce perfetta. Bam, gli ho fatto la foto e c'è lui con dietro gli addobbi napoletani che sembra quasi una corona, insomma, a coronare questo amore che hanno i napoletani per Napoli e per se stessi, per la loro gente. Insomma, questa foto forse è la più esplicativa del lavoro che ho fatto a Napoli in quei giorni. Insomma, come vedete, questa non è reale street, o perlomeno questa è più una rivisitazione michaeliniana della street photography. Ma in fondo poi la riflessione che ho fatto in quei giorni alla domanda: ma cos'è quindi, Michael, la vera street photography? Mi sono risposto che in fondo forse la street photography, un po' come ogni genere, non c'è. O meglio, sì, c'è, ma in realtà quello che io penso che sia più importante al di là del genere è sempre la solita domanda. Cioè chiedersi: ma tu hai qualcosa da dire? Tu vuoi dire davvero qualcosa? Hai un messaggio, una missione, hai qualcosa che vuoi scoprire? Riesci a prendere questa cosa e metterla in fotografia e attraverso il linguaggio della fotografia raccontarlo anche agli altri? Se la risposta è sì, allora farai un lavoro efficace. Se la risposta è no, forse potrei fare un gesto tecnico, che va benissimo, ma la fotografia però, quella di valore, in realtà poi è un po' un'altra cosa. Comunque, fammi sapere cosa ne pensi qua sotto nei commenti. Ti lascio qui l'intervista a Stefano Mirabella, che è davvero molto interessante se ti va a darci un'occhiata, e noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Ciao. Ah, e tra l'altro a Stefano Mirabella alla fine ho fatto anche un ritratto, così, giusto per non farci mancare niente.